5. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo ottavo episodio di Hey Monster! Lo scorso episodio che è uscito il 1 gennaio, quindi questo è il secondo episodio di questo 2017, vi faceva vedere come sono riuscito a catturare questo magnifico po'. Ma guardate quanto è bello, mamma mia, ma è il party dei leggendari qui, fatemi capire, Articuno, sto coso qua, quest'altro imbecille qui, Zapdos, cioè ma che caspita che è successo qui? Ecco qua un Articuno selvatico. Va bene, sì, in effetti so che in questi giorni, facendo il login giornaliero, davano delle chest che io sono riuscito a prenderne solo 2, perché oggi me le hanno disabilitate, in cui ti droppavano roba interessante. Le apriremo insieme in questo episodio, quindi non... Oh, un Pichu artbook, ok. Se proprio un Pichu. Quindi guardatevi l'episodio fino alla fine. Oltre a questo, ragazzi, What the fuck this shit back, cazzo? Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Ho avuto un Charizard. Prendilo, me ne frega un cazzo, prendilo. No, vabbè, cioè, sto Charizard così, Iola in diretta. L'unico problema, sapete qual è, ragazzi? Sì, ok, è un Pokémon di grado A, quindi sono molto contento di averlo avuto. Il problema è che io ho questo qui, che è... cioè l'ho portato a blu più 1 o 2 stelle, quindi non so quanto mi convenga onestamente. No, non mi conviene, perché le 6 pietre fuoco le riesco a fare easy con la lega, mentre riportare questo a blu più 1 è un pochino più difficile. Quindi ok, no, cioè ok, grazie che ho avuto Charizard, ma lo regalo. Si possono scambiare Pokémon? Non penso. Comunque lo regalo, lo darò via. Detto questo, vi voglio avvisare, domani, domenica 8 gennaio ore 18, faremo la sfida, quindi vi chiedo di loggarvi qui su Hey Monster sul server 23, vi ricordo, aggiungetemi tra gli amici, qualcuno di voi mi ha aggiunto. No, c'era una persona che però non mi trovava. Va bene, aggiungetemi agli amici e faremo la sfida del Pinsir, perché se vi ricordate in un video scorso, quello del Pinsir megalomane, insomma, dovevamo fare la sfida e molti di voi mi hanno scritto. Anzi, vado a vedere subito chi è che mi dovrebbe sfidare. Allora, fino a questo momento le sfide sono esattamente 3. Quindi c'è Anatoly l'Y, che sarebbe Anatoly Prisjaznuk, che ha la cosa della scimmia su YouTube, va bene, che nick strani che c'avete ogni tanto, ragazzi. Poi c'è Francesco Natuzzi col nickname Indy22, ora aggiungiamo tutta sta gente. Cipolla Show, mamma mia, ragazzi, io questo nick lo amo, Cipolla Show su YouTube, cioè... Tu sei un grande, c'ha l'immagine della cipolla con la C sopra. Tu sei un grande, che su Hey Monster si chiama La Pomo. Io ora voglio controllare se vi ho tra gli amici. Allora, Indy 22 ce l'ho, benissimo, quindi ti do pure il gift di energia. Ah, poi c'era anche Fading Wall, che mi ha scritto su Telegram. Anatoly Y ce l'ho al livello 46, sì, mi farà un culo così. Questo è un altro livello 51, mi farà un culo così. Ragazzi, il mio Pinsir epico mi sa che soccomberà contro i vostri. Poi ci sta questo qui, La Pomo, che sarebbe Cipolla, grande Cipolla, che invece è livello 31, quindi forse ho qualche speranza di non farmi schiattare alla grande. Cioè, ragazzi, però cioè, io ho il Pinsir a livello 27, vero? A che livello ce l'ho? Vediamo un attimo, livello 27. Quindi, cioè, voglio dire, non esagerate che mi mettete i Pokémon super strae potenti, voglio dire, mettetemi un livello 35, proprio ad esagerare. In ogni caso, domani, quando verrete qui, registreremo il video insieme, quindi questo video uscirà sabato prossimo, che sarebbe sabato 14 gennaio. Sempre se venite, se non viene nessuno mi invento un altro video. In questo caso, insomma, decideremo come fare le sfide e tanto ci penso. Ok, detto questo, e il cellulare come sempre deve venire anche più di una volta nei video. Detto questo, io comincerei... Ma quanto sei bello, Flavio! Io comincerei questo video, anche se abbiamo iniziato da oltre 4 minuti, perché oggi voglio, oltre a venerare il mio Entei che mi piace troppo, vorrei andare qui nella challenge, nella Victory Road. La Victory Road mi permette, insomma, di ottenere un sacco di chest molto carine, battendo vari allenatori casuali che incontriamo. L'unica cosa che non ho proprio ben capito è perché mi abbassa i Pokémon di livello. Cioè, guardate, io ho Entei livello 27, forse il livello a cui l'ho catturati. Maledetto. E poi perché c'ho un Meo danneggiato di brutto? Perché questi sono Ah sì, perché la devo resettare. Ok, sì, va bene, colpa mia. Reset, one more time, thank you. Ok, ora c'ho tutti i Pokémon. Ah, ok ragazzi, sono io un po' pirla, perché praticamente questa challenge, ora ho capito facendo il video con voi, in pratica prende lo stato e i livelli dei Pokémon in base al momento in cui resettate. Quindi in questo caso ho resettato, cioè avevo l'Entei a livello 27 e mi è arrivato a livello 27, cioè il Charmeleon a livello 27, c'è un bordello di Pokémon livelli altissimi, che è giusto che sia così, insomma. Io mi preparo la squadra iniziale e proviamo a maciullare le palle a tutti gli allenatori. Sappiate una cosa, che qui io potrò andare avanti all'infinito, se non sbaglio. No, 15 livelli massimo. Spero di non dir cazzate, perché non sono mai arrivato al 15° livello. Posso andare avanti quanto mi pare, ma tenete presente una cosa, che i miei Pokémon danneggiati o morti non si ricaricano. Quindi c'è questa difficoltà, però ogni volta aumentano i premi e le cose che otteniamo. Alla fine video apriamo tutte le casse, perché ho un po' di casse interessanti da aprire, quindi rimanete appiccicati allo schermo del vostro smartphone, tablet, quel cazzo che state vedendo. Ok, cominciamo con questa squadra: un Noctowl livello 16, Sunsiur livello 16, un Hypno livello 14, Parasect livello 10, Koffing livello 19 e un Seeking livello 20. Ragazzi, è una squadra di merda, ma veramente tanto di merda, perché all'inizio mi troverò i Pokémon scemi, quindi mi interessa, voglio dire, sprecare tra virgolette i Pokémon di livello più basso. Vedete, c'ho un Pokémon livello 11, è inutile che mi inizi a danneggiare i Pokémon di livello alto. Vediamo Ipnosi. Ragazzi, comunque una parte delle sfide ve le taglio, è inutile insomma che registro tutto proprio. Magari la parte iniziale dove ci sono i Pokémon più di merda la tagliamo. Beh, questo Wartortle va via easy proprio, perché l'ho addormentato per ben 2 volte e ora lo sto maciullando di botte. È inutile che lo addormento la 3ª volta, spreco solo mosse, guardate un po', massacrato. Speriamo che non mi venga un Pokémon di livello troppo alto. Ora vediamo un po', un Seeking livello 12, dai, è fattibile. Ma questo Noctowl è fantastico, li addormento e poi me li massacro di botte, bellissimo, mi piace. E poi anche veloce, riesco ad addormentare subito, bella, GG, grande Mamid, hai fatto un'ottima scelta. Ok, fino ad ora il mio bel Noctowl ha maciullato tutti. Invece ora stanno prendendo tutti un sacco di mazzate da sto maledetto Poliwag. Ma possibile che non muoia? Cioè, ma che cama, stiamo scherzando? Oh, finalmente Koffing gli ha dato una mazzata nei denti. E guarda, mi sta addormentando tutti, ma hai rotto il cazzo. Ma hai rotto veramente il cazzo. Non sei neanche avvelenato. Ma porca di quella paletta. E ti uso Parasect ora, che ti devo dire? Cioè, porca miseria. E il primo allenatore è andato. Ci abbiamo i Pokémon mezzi, cioè mezzi, anche totalmente distrutti. Mi auguro solo, ah ok, gli effetti di sleep, questa roba qui, non rimangono. Però devo sostituire questo Sandshrew con un altro Pokémon. Però a sto punto, scusate, visto che quelli di elettro mi spaccano le palle, io userei una roba di questo tipo. Mi servirebbe un Pokémon d'acqua per contrastare i Pokémon scassacazzo. Metti che mi viene un Charmeleon, mi massacra la squadra. Quindi direi che andiamo così e procediamo con il secondo allenatore. Allora, visto che sto PG8 mi ha rotto il cazzo ed è anche blu, io ti faccio un Poison Powder. Se vabbè, ciao. Volevo farti il Poison Powder. Vabbè, Pikachu, spaccagli il culo. E che ti devo dire? Usiamo i Pokémon di livello super. E Thunderbolt e il massacro. Ehi, calmino, né? Che non mi devi massacrare il mio Pikachu. Oh, questo è l'atteggiamento giusto. Tu PG8 morto. Eccolo, lo sapevo. Lo sapevo. Ah, il mio Gyarados però non ha una beneamata ceppa di mosse d'acqua. Dovevo controllarlo prima di farlo. Allora, facciamo una cosa. Lo paralizziamo un attimino, così gli diamo un attimo di filo da torcere e vediamo come si evolve la situazione. Non mi ha fatto un granché male. Thunderbolt, vai, distruggi. Distruggi. Oh mio Dio, quanto è bello Thunderbolt di Pikachu. Ma quanto è bello. Distruggi, massacra la peggio. Oh sì sì sì. E che voglia di vedere un bel Pokémon super elettrizzato sciogliersi con un fulmine che gli cade in testa? Ecco qua, un Carvagna arrosto pronto per la vostra grigliata, cazzo. Pikachu contro Pikachu non mi sembra una granché buona mossa. Non vorrei sprecare il mio Gyarados, ma penso che sia costretto a farlo, perché se no perdo Noctowl e non mi sembra il caso di perdere Noctowl. Ragazzi, prima ho usato il Dragon Rage di Gyarados, what the fuck, massacra. Guarda, guardate la potenza, mamma mia, mamma mia. La potenza del Gyarados selvatico. Grande Gyarados, grande. Sei un mago. E andiamo al terzo allenatore, pronti? Via. Diciamo addio al nostro amato Noctowl e in cambio abbiamo utilizzato questa puzzola, un linone. Spero che gli dai una bella batosta in testa. No, non morire. Oh, che grande resistenza, grande. Bello. Bello questo Pokémon, quanto mi piaci. Quanto mi piace le batoste che infliggi. Mamma mia. Ma che è tipo la mossa di Scizor, False Swipe. Oh my god. Sì. Dai, dagli un'altra testata bella grossa. Una bella testata sulle corna di questo Pokémon. Cazzo. Flinge. Bella questa cosa. Peccato che se mi attacca prima non mi serve un cazzo che io lo flincio. Flinge praticamente significa, ragazzi, quando tentenna il Pokémon avversario, perché non fa più un cazzo. Bene. Mi è morto brutto, malamente proprio. Vediamo Heracross se mi fa qualcosa. Ragazzi, sto utilizzando i Pokémon di merda ora. Allora, abbiamo un Furiat, Horn Attack o Endure. Allora, dato che non mi eccita molto questo Charmeleon, non vorrei endurarmi. Dai, infuriato. Basta? Ma fai schifo, fai un Horn. Però questo Pokémon, cioè, tra Endure e Horn Attack, sapete, ma fai veramente cacare. Ma sei veramente una merda. E che te uso? Pikachu, vai lì, spaccagli il culo. Fagli un Thunderbolt di quelli paurosi, pazzeschi, di massacro, distruzione totale. E bam. Thunderbolt quando colpisce. Ok, anche il terzo allenatore è andato a farsi friggere in padella con 4 salti Findus, quindi si sono fritti tutti insieme. Ricreiamo la nostra squadra, però io a questo punto metterei il mio Gyarados al primo posto. Iniziamo a sfruttare decentemente i nostri Pokémon. Allora, questo Weepinbell potrebbe essere utile. Ulictung non saprei. Gloom è parente a Vileplume. Mettiamo. Ma c'è tutti i Pokémon d'erba? No. Senti, mettiamo Natu, va? Natu, come cazzo si chiama lui? Perché non vorrei essere troppo. Cioè, mi trovo un Charmeleon, sono fottuto. Vabbè che c'ho il Super Drago. Ecco, guardate la mia predizione. Allora, vi voglio far vedere questo. Questo draghetto azzurro che sembra così tanto carino quanto è bestia. Madonna mia, però quando tira sta roba mi fa paura anche a me che lo sto usando, Allora, questo qui mi fa un attimo paura, però voglio farvi vedere la mossa trash che usa, è troppo figa. Cioè, mi parte il drago, guardate, mi è partito il drago, ormai fa tutto lui, io posso pure star così. Ragazzi, scusate se mi vedete con la vestaglia, ma ho la febbre, non sto molto bene. Dai, tiragli un'altra batosta in faccia. Oh, ma che bravo il mio draghetto, ma che bravo che gli tira le batoste in faccia. E tiragli una batosta pure. Ma che bravo il mio draghetto, guardate, mi è partito proprio il drago. Non posso farci più niente. E tiragli pure una batosta a questo. Dai, tiragli una nata. Ah no, non le tiri più le batoste. Tiragli una batosta, massacra, mamma mia. No, ragazzi, Gyarados è veramente potente. Non pensavo. Oh, un Parasect, ma che carino. Batosta. No, Gyarados, non si fa. Oh, così sì. Così mi schiacci l'insetto, perché dobbiamo arrivare al quinto allenatore. Mi schiacci pure questa merdina qui. Dai. Ma proviamo a usare Bite, non l'avevo mai usato. Flinched, bella questa cosa. No, perché è confuso. Ah, dannazione, è vero, perché ho usato Trash prima. L'unica palla di quelle mosse dove ti parte il drago è che poi ti confondono il Pokémon. Quindi bisogna stare attenti a quando utilizzarle, perché altrimenti rischi di fare più danno. Cioè, è peggio di quello che. Cioè, capisci? Andiamo al quinto allenatore, va. Bene, signori, questa è una sfida epica. Gyarados contro Charizard. Devo usare Dragon Rage perché. Porca di quella porca. Massacralo, ti prego, one shotalo. No. le peggio cose. No cazzo, quello è più veloce e me lo massacra. Ma no, ma guarda te, guarda se dovevo avere sta sfiga io che mi ha massacrato il Gyarados. Ho bisogno di un Pokémon veloce perché se no questo mi massacra tutti. Sì, proviamo con Pikachu. Gli fai un quick attack, stiamo a posto. Oh, benissimo, andiamo avanti, che Dio ce la benedoca. Cioè che con la pelle. No, Poliwag. Sì, invece Thunderbolt, massacro, distruzione totale, Thunderbolt, massacrato. Ok, sto rischiando di perdermi il Xatu, il Natu selvatico, però c'ho un Nightshade che se non mi... Ok, non serve un cazzo, massacrato di brutto da sto piccolo dinosauro di merda. Però c'ho un Weepinbell e un Vileplume, wow, siamo Weepinbell. Anzi no, finiamo di consumare Vileplume perché sapete com'è. Potrei andare di Petal Dance che mi ispira tanto, visto che ho i Pokémon, ce ne ho 3 giusti, quindi questo va 3 attacchi di solito e dovrei ultimare l'allenatore. Vai di Petal Dance, massacra, no, non me l'hai avvelenato, vero? No, cazzola ora, sono confuso, mo so cazzi amari. Ok ragazzi, iniziamo ad usare i Pokémon di cazzo duro. Peccato che mi trovo subito la debolezza perché Noctowl mi fa il culo a strisce al mio Bellossom. Quindi andiamo di Pikachu perché dovrebbe essere un attimo resistente. Sì, resiste molto bene. E il Thunderbolt è la soluzione efficace. Quando avete un rompicoglione davanti a voi, lo friggete con un bel fulmine e lui schiatta. Ecco, quando combatto contro Mankey mi sembra di fare a botte contro per strada, perché ti arrivano i pugni, ti arrivano i calci, i piedi puzzole. E che schifo, mamma mia. Koffing, sei un po' puzzolente. Benissimo, meno male che il Pikachu mi rende veramente fiero. Vabbè, Poliwag, senti, usiamo un Thunder Shock, dovrebbe essere sufficiente. Infatti, credo, non mi dite che mi fa tutto l'allenatore Pikachu perché potrebbe farmelo, potrebbe, però io andrei di Thunderbolt perché il Charmander, ecco, lo sapevo, io mi rompe il cazzo il Charmander. Il Charmander rompe il cazzo. Allora andiamo di Quick Attack perché non vorrei consumare tutti i miei Thunderbolt. Cioè, voglio dire, capite bene che è un bello spreco. L'ultimo, Bellossom. Bellossom a chi lo facciamo sconfiggere? Abbiamo Charmeleon. Sì. Iniziamo ad andare di cazzo duro ora. Sì, mi su chi sta minchia, perché io ho un Ember che, voglio dire, ti massacra. Ciao, ci vediamo al prossimo allenatore. Ragazzi, il video si sta allungando molto più del previsto. Io vorrei continuare questa challenge con voi. Non resetterò. Sconfiggo quest'ultimo allenatore. Siamo arrivati al 7° stage. Vediamo fin dove riusciremo ad arrivare. Dopodiché, dopo che l'ho sconfitto, sì, con i Pokémon che ho va più che bene, stoppo il video. Insomma, ci vediamo prossimamente in un altro video. E qua sono cazzi, ma cioè, quando mi parte la musichetta così di corsa mi fa un po' un attimo cacare in mano, perché poi arrivano i Pokémon uno dietro l'altro e mi massacrano. In ogni caso, ora sconfiggo questo allenatore de merda, de schifo, e continuiamo, insomma, la nostra strada. E vado a prendere un po' di tachipirina perché non sto molto bene. Ragazzi, lo so che sembro normale, ma non lo sono perché ho la febbre. Mi sta salendo la peggio febbre. Ma io per il canale faccio queste. Ehi, non possono avere effetto sul mio Bellossom. Succhiagli sta minchia, sto Ivisao.